Quest'anno gli eventi legati ad Halloween si triplicano nella città di Fano. Non sarà solo e soltanto il quartiere di Sant'Orso ad essere coinvolto nuovamente, ma anche Piazza 20 Settembre e il quartiere del Poderino, più esattamente nella palestra della Nuti e nell'area esterna. Il 31 ottobre quindi la città sarà coinvolta da giochi a tema, sport, laboratori creativi, spettacoli di fuoco e comici, musica e tante attività grazie alla collaborazione di diverse associazioni ed enti cittadine. Partiamo dalla bella storia di Sant'Orso e quindi bel momento nel quartiere con il coinvolgimento di tantissime associazioni, quasi 18 associazioni, con la Croce Rossa, la Protezione Civile, CSI Capofila che ha coordinato e organizzato questo bel momento, anche con l'associazione appunto del quartiere come noi di Sant'Orso e la parrocchia, con delle belle attività. Abbiamo voluto mettere in rete altri tipi di iniziative che sono state promosse da parte del Jump con la palestra Nuti, con diverse giornate dove vengono coinvolti momenti di divertimento ma legati anche all'attività motoria, allo sport, e abbiamo pensato di fare quest'anno un momento anche nella piazza, in piazza 20 Settembre, per coinvolgere il centro cittadino e non solo, i bambini, i ragazzi e le famiglie, quindi con un grandissimo coinvolgimento anche da parte degli esercenti che hanno di buon grado accolto questa iniziativa. Io ringrazio i consiglieri Marco Bavosi e Davide Pieretti perché sono stati i giovani consiglieri con deleghe alle politiche giovanili, alla pace e alla legalità, a fare un po' da collante con tutti questo tipo di iniziative. Tutto ciò vuole innanzitutto mettere in rete le associazioni tra loro per cercare di organizzare questi bei momenti che non sono solo di divertimento legati alla festa in quanto tale, ma sono legati a un momento di socializzazione tra i ragazzi, tra i giovani, tra le famiglie, rivivere i quartieri, rivivere determinate situazioni, come dicevo prima, anche sportive, e rivivere il centro città. È un momento per dare così l'impulso in questo periodo, prima del Natale, anche per, come dicevo prima, per mettere in rete le associazioni, per creare tra di loro sinergie e condizioni anche per il futuro, per fare altro tipo di attività. E quindi c'è oltre alla festa e al divertimento, c'è tanto altro, che è la socialità, la interdisciplinarità e il collegamento tra più enti. Quindi è questo di cui credo che la città abbia bisogno in prospettiva, finalizzato chiaramente a tanti altri momenti.